Cari amici, bentrovati, grazie di essere con noi. La rubrica religiosa Il respiro dell'anima, sempre con voi anche questa settimana. Siamo nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna. C'è un santuario della nostra diocesi nel comune di Rivisondoli, il santuario della Madonna della Portella. È molto frequentato da tanti turisti e da tanti pellegrini. È lì che abbiamo voluto celebrare una giornata giubilare il 17 di maggio. Vi invito a seguire queste immagini che illustrano questo santuario della Madonna della Portella, nonché le immagini della celebrazione giubilare, e come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella. Vi invito a seguirci e vi auguro una buona visione. Ci stiamo incamminando per visitare uno dei santuari molto belli e interessanti nel comune di Rivisondoli. Superando il picco o il valico della Piana delle Cinque Miglia, ci troviamo qui di fronte a questo maestoso, semplice ma bel santuario della Madonna della Portella. Come mai sorge qui questo santuario dedicato alla Madonna della Portella? Si racconta che un pastore provenendo da Scanno verso le Puglie portava con sé l'immagine della Madonna col bambino scolpita in basso rilievo sulla pietra, ma a un certo momento il peso divenne così forte che non poté proseguire, segno che la Madonna voleva che qui venisse venerata. È significativo che lungo il cammino i pellegrini mettevano delle croci e facevano sosta prima di entrare nel santuario a vedere quella croce, segno di speranza e di salvezza che svetta verso il cielo. È la chiave che apre il paradiso. E i pellegrini venendo si fermano qui, dove c'è la bella invocazione all'Ave Maria. Si trova questa pietra con una scritta: «O passerger, chiunque mai tu sia, sosta per mormorar Ave Maria. Ti sembrerà così d'esser bambino, e rivedrai la mamma a te vicino. Sosta e sogna, la mente rasserena e dissacerba ogni segreta pena. O passerger, riprendi poi la via, e accanto avrai la Vergine Maria». Sull'architrave della porta vediamo una scritta molto interessante con una data, anno Domini 1589. Il santuario della Madonna della Portella sorge in un'area attraversata dal tratturo Celano-Foggia, uno dei più importanti assi commerciali per la transumanza degli armenti. La chiesa fu edificata nel 1589 per ampliamento di una preesistente costruzione sacra e fu soggetta alla gestione della locale Universitas tramite due procuratori che ne amministravano i beni ad essa associati. La testimonianza circa l'esistenza della chiesa e le opere architettoniche in essa contenute nel XVII secolo sono fornite da numerosi documenti attestanti le visite pastorali di alcuni vescovi. Nel 1875 crollò il tetto della chiesa, che provocò la distruzione del soffitto dorato in oro zecchino e con dipinti rappresentanti soggetti biblici. La chiesa fu sottoposta a un'opera di parziale ricostruzione che portò alla realizzazione di una volta a botte al posto del precedente soffitto ligneo.
I dipinti murali del presbiterio sono invece databili al 1924. L'edificio si presenta con pianta longitudinale e 6 finestre allocate sulla parte frontale della struttura, che è ricoperta da un tetto a 2 falde. Sul fronte principale si aprono 3 porte che immettono rispettivamente, procedendo da sinistra, alla foresteria, alla sacrestia e all'ambiente liturgico. Al di sopra di questi ambienti si trovano alcuni locali che gli eremiti occupavano sin al 1968, quando l'ultimo di essi, un certo frate Nicola, lasciò il romitorio. Il visitatore, il turista, il fedele, appena entra nella chiesa, fissa l'occhio sull'immagine bellissima della Madonna della Portella. È un basso rilievo in pietra dipinto. Molte sono le forme di devozione, gli eventi che si legano al santuario. Tra questi va annoverata la festa del primo martedì dopo Pentecoste. Tanti fedeli a piedi giungono qui per la celebrazione eucaristica, per le confessioni e per la preghiera alla Santa Madre di Dio. Proprio in un luogo così suggestivo e significativo che nell'anno della misericordia si è voluta celebrare la giornata giubilare con l'apertura della porta della misericordia. I fedeli si sono radunati numerosi, ma all'improvviso è venuta giù la pioggia, mentre sulla Remonia il 17 maggio c'era il segno forte della neve. E così ci si è incamminati verso la porta della misericordia con il canto, con la preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. E questa la porta del Signore, per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. Misericordia,
voleva, io voglio stare qui. È qui il luogo dove voglio che i miei figli vengano, perché io possa dare a loro lo sguardo della misericordia. Così la invochiamo, volge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Maria e la misericordia. L'unica ricorrenza del termine misericordia attribuita alla Vergine Maria si trova nel canto del Magnificat. Dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo Gabriele, la Vergine si reca da Elisabetta e canta la santità di Dio e la sua eterna e universale misericordia su quanti lo temono. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La misericordia definisce l'azione salvifica di Dio che opera a favore di tutta l'umanità. È Maria che ci insegna a leggere questo mistero di amore e a guardare con speranza al futuro. Nel Magnificat si sintetizza la fede di una donna chiamata a diventare la madre del Salvatore. Maria vive in prima persona la responsabilità del suo sì, testimoniando la centralità dell'opera divina nella sua esistenza. La compassione e la tenerezza di Dio vengono declinate nell'esistenza di Maria, donna, sposa e madre. Come donna, la Vergine incarna tutta la sua libertà di donarsi e la sua umanità semplice e aperta al trascendente. Come sposa, lei è fedele al suo sposo Giuseppe, si rende disponibile alla comunione e alla condivisione della quotidianità familiare. Come madre, Maria impegna tutta la sua persona nell'accoglienza e nell'educazione di Gesù, estendendo la sua maternità alla comunità dei discepoli e alla Chiesa nascente. La maternità di Maria raggiunge il culmine della misericordia divina quando rimane ai piedi della croce, insieme alle altre donne e al discepolo amato. Qui la sofferenza del figlio è pienamente condivisa dall'immenso dolore della madre. La compassione e la tenerezza, il silenzio e l'accoglienza delle ultime parole del crocifisso scolpiscono nel cuore la nuova maternità di Maria. Al Golgota lei è presentata da Gesù come la madre del discepolo amato. La scena struggente della morte di Cristo e del costato trafitto unisce in modo unico il dono della misericordia di Dio per l'umanità con la spada che trafigge l'anima di Maria. È racchiuso in questa scena tutto il mistero della madre della misericordia. La celebrazione giubilare ci ha portato nel cuore di Maria, madre della misericordia, e lì ci siamo lasciati coinvolgere dal suo amore materno, lei che è la porta del cielo. Il giubileo ha portato tanta gioia nei fedeli che sono intervenuti e che hanno partecipato con tanta fede, e la Madonna dal cielo guarda tutti e volge su di noi gli occhi suoi misericordiosi. Don Daniel ha ringraziato i fedeli intervenuti che hanno ricevuto dal Vescovo la benedizione papale. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La pioggia insistente non ha permesso la processione a piedi dal santuario alla chiesa parrocchiale. Il quadro della Madonna
è stato riportato con un mezzo di trasporto, accolto dal suono delle campane e della banda e dalla preghiera dei fedeli. Una bella giornata storica per Rivisondoli. Vedetti lì sfondo, vedetti sì il mondo, il cuore sta per impazzire. Sei vittorizzato, l'hai sempre franco, hai salvato, e adesso ti avevo per sé con te. Adesso ti avevo per sempre. Uomini con te, che gioia ci hai dato, ti avevo per sempre. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Conceda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Luca, nel brano del Vangelo che la liturgia oggi ci fa proclamare, ci presenta una scena meravigliosa. Gesù parla alla folla del regno di Dio, guarisce quanti hanno bisogno di cure. Quando il giorno sta per declinare, gli apostoli chiedono a Gesù di mandare via la folla. Gesù non manda via, non ha mandato mai via nessuno. Agli apostoli dà un ordine: voi stessi date loro da mangiare. Gli vengono presentati 5 pani e 2 pesci. Egli compie il miracolo, li moltiplica e la folla viene sfamata. Così Gesù fa capire che alla folla non basta solo la parola di Dio, le cure, le guarigioni, essere sfamati, ma è necessaria l'Eucaristia, cioè il suo corpo e il suo sangue che danno la vita, quella vera, la vita eterna. Nel Vangelo ascoltato Gesù benedice i pani e poi li spezza. Cosa può significare per noi oggi il verbo spezzare? Prima di tutto l'uomo è chiamato a spezzare se stesso
a inginocchiarsi davanti all'Eucarestia, spezzare la propria figura in due davanti a Dio e riconoscerlo come Signore, unico e insostituibile. Ma spezzare significa anche condividere, ossia dividere con chi ha meno, con chi non sa, con chi non ha mezzi, con chi è disperato, abbandonato, sconfitto dalla vita. Un proverbio africano recita: nessun pezzo di pane è tanto piccolo da non poter essere spezzato in due. Nessuno si deve sentire tanto povero da non poter donare nulla a nessuno. Si deve sentire tanto ricco da non chiedere aiuto a qualcuno. Gesù, donandoci l'Eucarestia, il suo corpo spezzato e il suo sangue versato, vuole che la nostra fede si appoggi non su idee, ma su colui che può dare la vita eterna. Bella allora la festa del Corpus Domini, che ci invita a fissare lo sguardo su Gesù Eucarestia, che portato in processione passa per le strade delle nostre città, per dirci ancora una volta che è sempre con noi, che Egli è il pane disceso dal cielo, pane di vita eterna. A noi tocca, con la fede, accoglierlo e adorarlo. A tutti buona settimana, nella pace e nella gioia del Signore.